Allora, non ho dimenticato di parlare più spiano. Allora, il valore di riscambio del capitale che entra nel processo produttivo è minore di quello che viene immesso sul mercato o anticipato, e rappresenta la parte costante del capitale che entra come valore del processo produttivo. Qui la valorizzazione e il lavoro contenuto in questo atto, che si realizza costantemente come valore, ma che fluttuando sui valori dati procede verso la creazione di valore. Allora, parte di questo processo, cioè della valorizzazione, è la conservazione del vecchio valore, della parte costante del capitale che viene messa nel processo produttivo. Immaginiamo che questo valore non sia troppo elevato e contenga materializzato solo il tempo di lavoro socialmente utile. E questo, diciamo, è un falso, diciamo, del compito del capitalista, questo del valore che perda valore del capitale che non se ne crea nemmeno dell'altro. E per il mantenimento del valore del capitale costante, esso deve venire consumato soltanto in modo produttivo, cioè non essere sprecato, altrimenti il prodotto conterrà una parte di lavoro materializzato più grande di quella socialmente necessaria. Per ottenere questo inizia il controllo del capitalista, che è volto a ottenere la riuscita del processo produttivo e che si realizza nella continuità del lavoro. In questo senso, ad ogni processo produttivo sopravviene un rischio per i valori costanti che vi si mettono. E, però questi valori che vi si mettono sarebbero esposti ai medesimi rischi anche al di fuori del processo produttivo, non solo quello che vi Scusate, sono sottolineate due questioni che caratterizzano poi la discussione del professore Moretti. Primo, appunto, il capitale non produce semplicemente merce, non produce valore. Quindi ha il sistema economico una finalità interna, diciamo, il termine tedesco è trito, il termine viaggio che si usa anche per la roba, cioè una somministrazione appunto che viene dall'interno, una spinta alla produzione di più valore. Ovviamente il sistema fallisce se non riesce a produrre più valore. Ora, questo che significa? Significa che il movimento storico non è semplicemente un movimento meccanico di capitale, della produzione di certe merci, per il salario, devo avere un profitto di un certo tipo. No? Non è solamente questo. C'è proprio nel sistema economico una spinta verso la produzione di quel valore, una finalizzazione, per cui il sistema in qualche modo, come un animale, come una pianta, come un essere vivente qualunque, tende a scartare quelle situazioni, a farle cadere, che non realizzano le sue finalità essenziali, lo scopo. Lo scopo, no? Che è particolarmente importante dal 7-800, perché è una maniera di mettere insieme movimento meccanico e movimento teleologico, cioè volta di fine. Il movimento del capitale è un movimento meccanico, però questo meccanismo serve alla realizzazione di questo trito interno al sistema. Quindi c'è una mediazione tra meccanicismo e finalismo. Il finalismo non implica nessun Dio, nessuna forza estromondana, ma si spiega con le caratteristiche stesse del sistema produttivo. Dal punto di vista dialettico, è sempre molto importante sottolineare l'errore, ma il limite dal punto di vista meccanicistico. Il fatto che il movimento meccanicistico non esaurisce le varie forme di movimento. Abbiamo due fonti fondamentali, che non mi riferisco a Hegel. La prima fonte è la fisica di Aristotele, che è il testo che viene riletto molto, molto nell'Ottocento. L'altro, voi sapete che Hegel svolge delle lezioni di storia della filosofia, gli allievi hanno preso gli appunti e noi disponiamo adesso di volumi che raccolgono le lezioni sue. Ora, una sua lezione è dedicata a Francis Bacon,
E Hegel sottolinea, questo è il metodo fondamentale, che Francis Bacon è uno dei primi autori a mettere in evidenza come il movimento meccanico non esaurisca il movimento della natura. E in generale Hegel tende anche a mostrare come alla fine del Medioevo esistono già degli autori che tendono a limitare l'importanza del meccanicismo. Questo meccanicistico è nettamente centrale nella tradizione neopositivistica. Ma c'è un luogo interessante, è di storia della logica. Ovviamente logica è un termine che può essere usato in vari modi. Nella tradizione positivista, logica è qualcosa di totalmente separato dall'epistemologia, lo svolgimento della scienza. Hegel, per esempio, viene visto come uno che mescola metafisica e epistemologia, chiamando questa strana mescolanza logica. Questa mescolanza è, per esempio, il movimento non è solo meccanico, ma è anche teleologico. L'origine del tema movimento teleologico è religioso, è direttamente Dio che tira, no? Ma presente però che nella tradizione classica il Dio che tira, per esempio in Aristotele, per esempio negli stoici, non c'è la razionalità pienamente realizzata che attira a sé il mondo. Quindi non è nulla né di trascendente, identificato. Vabbè, questo è il Theos degli antichi. Non ha nulla a che vedere con il Dio delle religioni abituali e delle religioni degli stati sociali subalterni dell'epoca antica. Ora, allora, qui è importante, il capitale si muove per realizzare certi suoi scopi, quindi non è solo un movimento meccanico. Il sistema capitalistico funziona se e solo se riesce a realizzare questi scopi, se no intendi. Quello che è estremamente interessante e viene fuori mille volte dall'analisi che fa Marx, e noi l'abbiamo cominciato, il sistema capitalistico procede caoticamente. Essendo un sistema mondiale e non essendo disponibile a una programmazione mondiale. Allora che succede? Succede che improvvisamente salta il prezzo qua, si abbassa là, scompaiono certe materie prime, dall'altra parte invece c'è una sovrabbondanza di altre materie prime. Tutto questo porta a uno scompaginamento del sistema, il quale trova, se riesce a trovarlo, il modo di risolvere tutte queste contraddizioni e scompense nel proprio procedere caotico. Solo a una condizione non lo trova, che esista una forza consapevole che blocca il processo di riaggiustamento. Qui attenti, questo è fondamentale perché è il solito discorso, no? Oggi non esiste più la classe operaia, non esistono più soggetti rivoluzionari, e questo perché? Perché il capitale ha risolto le sue contraddizioni. Questo non significa nulla, perché il capitale risolve sempre le sue contraddizioni se manca un soggetto organizzato che contrasti il tentativo di risoluzione. Scusa, ho visto che questi organismi internazionali, come il fondo monetario, cercano di comunque regolare, cioè arginare gli imprevisti. Questo è un argomento molto, molto importante perché qui ci sono delle illusioni tecnocratiche, no? È vero che per esempio tutta quella sinistra che ha risaltato l'etnicismo ha una fesseria, nel senso che le differenze etniche sono state svuotate di valore storico dal fatto che i lavoratori, il bianco, il nero, eccetera, tutti soggetti al Fondo Monetario Internazionale. Nella fantasia dei verdi, dell'altro, no, no, l'etnicismo, Dio quanto sono etnico, eccetera, no, tutte pregnanze, che il fondo monetario è diviamo i singoli. Però attenti, non dirige solo le contraddizioni,
Per esempio, è